Dottoressa Biancifiori, una battuta sulla settimana mondiale della tiroide 2015. Oggi andiamo in conferenza stampa per lanciare anche quest'anno questa promozione, formazione, informazione della settimana mondiale della tiroide 2015. Quest'anno ci sarà un messaggio condiviso da tutte le società scientifiche, associazione dei pazienti e della CDP, che appunto è Società Italiana di Endocrinologia Pediatrica, dove diremo in particolare di prevenire, di informare genitori e bambini, insisteremo sulla prima infanzia e la seconda e soprattutto lanceremo un messaggio rassicurante. Queste campagne non sempre riescono a distendere e a formare, a informare in maniera adeguata, a volte spaventiamo. Ecco, quest'anno il messaggio è di non aver paura della tiroide. Gli scienziati hanno assolutamente provveduto a scoprire tutte le cure utili o quasi, per cui dobbiamo tranquillizzare tutti i cittadini. Mangiare sano fa bene anche alla tiroide, possibilmente iodato, quindi un'informazione sulla iodioprofilassi, in particolare pediatrica. Noi siamo dei volontari e per cui agiremo in quanto tali sulle piazze, sulle scuole, porteremo il programma di slide proposto dalla CDP, proporremo la brochure condivisa da tutti quanti e avere così un'informazione da un volontario, da chi ha già vissuto un'esperienza di malattia, probabilmente rassicura ancora di più la popolazione.